ringrazio in particolare Raffaella Capriglia, che in un percorso mentre eravamo a Monopoli ci siamo incontrati e abbiamo parlato della possibilità di creare Slow Food di Grottaglia. Poi Claudia, che ho conosciuto in un'occasione grazie a Vino e Musica l'anno scorso durante una degustazione, Enzo Cavallo e Vincenzo Santoro, che mi sopportano in varie vicissitudini. E poi devo ringraziare tantissimo sia Enza, che la vedo lassù, che ci ha dato una mano incredibile insieme a Luigi Armentano, che è stato veramente un pilastro in questa avventura, perché come vi potrete immaginare, realizzare tutto questo grazie alle aziende partner che ci hanno supportato, che hanno messo a disposizione il loro prodotto, le 5 cantine presenti e le 4 aziende che hanno dato la disponibilità per il loro prodotto, senza il quale questa serata non sarebbe riuscita. C'è stato anche il lavoro molto intenso di Cocò, di Antonio Biergianni, di Emanuele Rombone, che non vedo, sarà da qualche parte in giro, e i ragazzi di Sistema Museo, che sono quelli che diciamo gestiscono un po' la struttura. Grazie a loro siamo riusciti veramente a realizzare questa splendida serata, lo dico dall'altra parte, faccio i complimenti a chi ha collaborato per il successo di questa serata, e ci auguriamo di creare un percorso reale e concreto, che non è solo questo momento conviviale dove noi ci troviamo qui stasera, ma veramente di valorizzazione. Vedo lì Emanuele Lenti, che spesso ho coinvolto in altre avventure. L'importante è che queste aziende, quindi quando ci alziamo domani mattina, decidiamo cosa veramente dobbiamo mangiare e cosa dobbiamo bere, perché come dice Solo Food, è dai piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi fa che si crea sicuramente il futuro per noi e per le future generazioni. Grazie ancora a tutti voi e andiamo con questo taglio di rapporto. Anche trovandoci per caso così per strada e raccontandoci di questo progetto che ancora era solo un sogno, e adesso siamo arrivati già a 300 soci in soli 2 mesi e siamo qui in questa bellissima struttura con Cessa Cella Comune ad inaugurare Slow Food Grottaglia, vigne e ceramiche. Grazie Franco. Grazie.